Tanto annunciati negli anni e nei mesi precedenti, sono partiti, finalmente, se si può dire, i lavori di riqualificazione della fontana di Piazza 20 Settembre a Fano. Ormai il bene, simbolo della città, versava in un cattivo stato di conservazione, tra parti rovinate, pezzi rotti e scheggiati, perdite d'acqua e senza tralasciare l'erbaccia che campeggiava ovunque. Dalla scorsa settimana, esattamente il 10 di ottobre, la ditta appaltatrice dei lavori, nota per questo tipo di interventi, si è insediata allestendo il cantiere. Un cantiere che noi abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione, con il quale verranno restaurati i leoni, la fontana in generale, e verrà riportato alla luce il gradino che oggi invece è coperto. E siamo dovuti intervenire su due aspetti logistici che per noi erano fondamentali. Il primo di questi era il fatto che il cantiere, secondo la precedente amministrazione, doveva partire il 15 di agosto. Bene, noi abbiamo considerato che istituire un cantiere nella piazza principale della città in pieno Ferragosto fosse un errore e abbiamo deciso concordemente con l'azienda che effettuerà i lavori di posticiparlo appunto fino alla metà di ottobre. Nel progetto originale l'accantieramento era molto rigido, c'erano delle transenne permanenti che chiudevano tutto l'accesso alla piazza, pensate perdendo addirittura 6 o 7 bancarelle durante il mercoledì e il sabato di mercato. Bene, noi abbiamo pensato di convertire queste strutture rigide e fisse in delle transenne che vengono spostate all'occorrenza per fare in modo che possa coesistere il cantiere insieme alla sicurezza e chiaramente anche agli ambulanti che lavorano durante il mercato. Il progetto è di 250.000 euro, avrà un corso lungo, dai 6 ai 9 mesi, dipende chiaramente dalla clemenza del meteo, però pensiamo di riuscire a portarlo a casa entro l'estate prossima.